Buongiorno, sono Andrea Castellini, sono responsabile della filiale italiana del gruppo Acteon. Siamo qua agli amici di Brugg nel 2013 perché presentiamo il nostro nuovo radiografico, prodotto dall'azienda De Goetzen. De Goetzen ha sempre prodotto macchine di altissima qualità e di altissima affidabilità. Questa è la nostra nuova macchina, si chiama X-Mind Unity. Una macchina assolutamente innovativa dal punto di vista del design, dal punto di vista ergonomico e anche dal punto di vista tecnologico. Infatti, con questa macchina riusciamo a combinare qualità, design, tecnologia e la solita affidabilità sempre dimostrata da De Goetzen nel mercato italiano. Come si può vedere dalla macchina, la macchina è stata completamente ridisegnata partendo dalla centralina di comando fino ad arrivare alla testa. Un primo particolare che salta all'occhio sicuramente è la possibilità di avere un sensore integrato, un sensore digitale integrato, che è opzionale, quindi il cliente può decidere e scegliere se installarlo subito oppure in un secondo momento, con una facilità estrema. Infatti, cambiando semplicemente un carterino si può inserire il nuovo sensore digitale con un attacco plug-in, per cui con una semplice USB. Un altro dato tecnico di fondamentale importanza è sicuramente il cambio della macchia focale. Infatti siamo passati da una macchia focale 0,7 a una macchia focale 0,4. Questo dà la possibilità di avere immagini più contrastate e più nitide in maniera nativa, quindi non dobbiamo andare a giocare per forza con i filtri. La centralina, anche la centralina è stata completamente ridisegnata, la centralina ha un design ergonomico nitido, chiaro e comprensibile anche da lontano. Ha la possibilità, se comandata con il sensore collegato, di avere incorporata la tecnologia ACE, che è una tecnologia brevettata dal gruppo Acteon e che consente al sensore di bloccare l'emissione di raggi nel momento in cui l'immagine risulta perfetta. In questo modo riusciamo a ridurre la dose erogata nei confronti del paziente fino al 52% rispetto a un radiografico tradizionale. In più abbiamo la possibilità di visualizzare sulla tastiera in qualsiasi momento la dose nominale e la dose reale acquisita dal paziente durante l'esposizione. Questa è una cosa di fondamentale importanza, visto anche le nuove normative europee che impongono una tracciabilità nella dose data al paziente. Abbiamo la possibilità di avere tre tipi di settaggi sul chilovoltaggio, infatti abbiamo 60, 65 e 70 kV e abbiamo la possibilità di avere addirittura 4 mAh partendo da 4 e arrivando fino a 7. Questo vuol dire una completa versatilità della macchina e una completa adattabilità a tutte quelle che sono le esigenze dei nostri clienti e quindi dei vostri pazienti. Ultimo particolare importante della centralina è il pulsante di scatto, che segue completamente l'ergonomia di tutta la macchina e il design. Come vedete è un pulsante molto bello da vedersi, molto semplice da prelevare e anche molto semplice da riposizionare grazie a questa speciale calamita. Parlando di sensori digitali, l'azienda Acteon produce da anni una versione chiamata SOPX 2. Questa versione viene appunto integrata all'interno dell'X-Mind Unity, diventando così un tutt'uno con la macchina, diventando così un SOPX Inside. La macchina viene chiamata SOPX Inside nel momento in cui il sensore viene collegato direttamente al radiografico. Questo consente una semplicità e una facilità di utilizzo da parte dell'operatore, in quanto ha sempre il sensore a portata di mano e vicino al paziente. Evita cadute accidentali con conseguente rottura del sensore stesso. Tutto il sistema è già precablato nel momento in cui viene consegnato al cliente. In questo modo, nel momento in cui decidiamo di andare ad inserire il sensore, è un semplice attacco plug-in che può fare chiunque senza la necessità di un intervento tecnico.